Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Q&A Sunday. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Qui dietro sta nascendo in questo momento l'hot news che avete visto giovedì praticamente, perché questo video lo guardate sempre dopo, ma io in realtà in questo periodo li sto registrando insieme perché altrimenti non ce la faccio. Quindi oggi è mercoledì, ho registrato sia il Q&A Sunday sia l'hot news che appunto avete visto giovedì. Andiamo a vedere le vostre domande perché ce ne sono davvero di molto interessanti questa settimana e andiamo a rispondere come di consueto. La prima domanda è di Vincenzo MRW. Q&A Sunday. Ciao Andrea, secondo te quando uscirà WhatsApp web per iPhone? Grazie. Allora, non te lo so dire per il semplice motivo che non lavoro per WhatsApp, quindi qualsiasi ipotesi che farò in questo momento sarà qualcosa di così, solo di mia idea. E credo, però qui devo dire, ho anche sentito dire che WhatsApp stia temporeggiando, per il rilascio della versione web per iPhone. Per il semplice motivo che stanno realizzando un aggiornamento di cui abbiamo già parlato con la condivisione immagini nativa su iOS 8, che appunto sarà rilasciato probabilmente a breve. Quindi si pensa che questo aggiornamento possa essere correlato al rilascio di WhatsApp web per iPhone. Quindi staremo a vedere in questi prossimi giorni. Poi c'è una domanda che mi ha fatto sorridere di eMadness. Q&A, usavi Windows Live Messenger? Ebbene sì, io ragazzi sono uno di quelli della generazione del 90, del 91 nel mio caso, che ha usato MSN, Windows Live Messenger, insomma, sì, l'ho usato ed era... non lo commento, però era l'unico modo per comunicare tramite internet e le truffe, i fake, i bot, erano una cosa... All'ordine del giorno era veramente un casino riuscire a chattare con persone reali, però sì, dai, non è, era una bella cosa tornare a casa magari dopo la scuola e sentirsi con gli amici, con le emoticons, con tutte quelle faccine, quelle personalizzazioni. Bei tempi che furono perché con Facebook è tutto blu, tutto bianco, tutto piatto. Apple 031299, riferito al precedente Q&A. Durante la domanda su cosa ho sul mio Mac, hai detto un programma per snellire i video e renderli più leggeri, ma non riesco a capire come si chiama. Chi mi può dire il nome? Te lo dico io. Il nome è Hand Brake. Fatemi vedere per... Sì, Brake, Brake Freno, Brake, quindi... Hand, Handbrake, è un programma gratuito, mail tremendamente sonora, e potete scaricarlo sia per Windows che per Mac per alleggerire i vostri video. In sostanza ve li fa codificare in formati diversi, io lo uso perché appunto mi dimezza quasi il peso di un video, quindi il caricamento su YouTube è molto più rapido, specialmente adesso che sto caricando video non solo in Full HD ma anche in 4K, il 4K insomma pesa. Poi c'è Dario Gueli, Q&A, ciao Andrea, volevo chiederti qual è il miglior metodo secondo te per poter togliere il jailbreak in modo sicuro, grazie mille in anticipo, sei un mito. Allora, ciao Dario, ti dico subito che il metodo forse migliore è quello di fare un ripristino in modalità DFU. Per mettere un iPhone in modalità DFU non devi fare altro che praticamente accenderlo, io allora lo metterò tanto per sport, premere Home e Power insieme fino a quando lo schermo non si spegne del tutto. È un'operazione completamente reversibile. A questo punto rilascia. Ecco, ho sbagliato, lo sapevo perché voglio fare 8 cose insieme. Allora, quando lo schermo si spegne, lo puoi fare in qualsiasi momento, anche ora mentre si sta riavviando. Una volta che si spegne lo schermo, rilascia. E dai, non ci riuscirò mai. Vabbè, comunque, una volta che lo schermo si spegne, ci riprovo un'ultima volta. Bisogna rilasciare il tasto Power e tenere Home premuto per una trentina di secondi. Eccoci qua, vedi? Andrea, che se vuoi ce la fai. Ok, a questo punto in realtà non dovrebbero servire 30 secondi. Se lo fai con l'iPhone collegato al computer, se resta lo schermo nero, il dispositivo è in DFU. Se dovesse comparire il logo di iTunes o la mela, allora no. Fatto questo, lo colleghi ad iTunes e fai un ripristino normale. Mattia Curti, Q&A, Andrea, vale la pena mettere protezione all'iPhone tipo pellicola e cover? Lo sapete, io non sono molto per le protezioni, cioè il mio iPhone, vedete, quando è in casa viene usato così, nudo e crudo come uscito dalla scatola. Se sono fuori,
uso, come sapete, delle pochette. Questa è la mia nuova cover, una cover fantastica di Proporta. Vedete presto la recensione. Ma per il resto pellicole no, mai messe. Le cover quelle fisse che stanno sempre lì appiccicate all'iPhone non mi sono mai piaciute. Giuseppe Guida vuole sapere se un giorno potrò mai passare ad Android o se è impossibile. No, e ti devo dire che appunto avevo anche comprato un Nexus 5 un po' di tempo fa. Android mi affascina, che poi magari non sia il mio sistema operativo mobile preferito per ciò che faccio, perché avendo un Mac, avendo un iPad è tutto più connesso anche avendo un iPhone, questo è un altro discorso. Però Android senza dubbio mi affascina, non è detto che in futuro non possa passare ad Android per quanto riguarda l'utilizzo di un mio dispositivo personale. Roberto Rage: Andrea, cosa pensi del ritorno in scena di Comex? Diciamo che non è proprio tornato in scena come hacker, è tornato in scena realizzando un'alternativa al mobile substrate, al Cydia substrate di Sauric, quindi sta un po' mettendo i bastoni tra le ruote a Sauric, non sta lavorando ad un jailbreak, quindi per il momento è una cosa che prendo così con parecchia indifferenza, perché non cambierà più di tanto le sorti del jailbreak, almeno per ora, anche se quel progetto sembra molto interessante, potrebbe riscrivere un po' gli equilibri, perché oggi Cydia ha il monopolio su tutto Sauric, anche c'è un po' di chiusura ormai anche per quanto riguarda le future possibilità del jailbreak, mentre con Comex, con questo nuovo substrate, si potrebbe rivedere qualcosa. Mirko Maselli: Chioni, ti è mai capitato di perdere un lungo articolo che stavi scrivendo ed essere costretto a riscriverlo tra qualche bestemmia? Innumerevoli volte, davvero Mirko, tantissime volte, non immaginate quante, per problemi diversi, magari anche durante i live è la cosa più brutta che possa capitare a un blogger, ma la cosa più brutta che è capitata a me, ed è capitata anche questa un sacco di volte purtroppo, aver dovuto perdere un intero video, magari dopo il montaggio, perché mi ero accorto che c'era un particolare, ad esempio nel sonoro o nel video stesso, che non andava bene. Questo mi ha portato a dover riregistrare il video, rimontarlo, ricaricarlo su YouTube, una cosa veramente... quella non l'auguro a nessuno. Perdere un articolo quasi quasi ci può stare, ma perdere un intero lavoro su un video, no, è una cosa bruttissima. Alessandro Imondi, a cui piace tanto il maiuscolo, mi chiede: Q&A, avendo un iPhone 5C che non è supportato dal Touch ID e iPad Mini 3 che lo è, posso impostare come password per App Store il Touch ID di iPad e password su iPhone? Scusa se non mi sono espresso benissimo. Non ti sei espresso benissimo, ma credo di aver capito. Sì, chiaramente puoi farlo, perché il Touch ID non segue l'Apple ID, segue il dispositivo, motivo per cui anche se fai un backup le impronte le devi sempre riaggiungere sul dispositivo. Quindi sì, puoi benissimo impostare altra mail sonorissima il Touch ID come metodo predefinito per l'acquisto, per lo sblocco del dispositivo su iPad, e la password numerica o alfanumerica su iPhone. L'ultima domanda di oggi me l'avete fatta un po' in tanti, ho ripreso anche in questo caso quella di Alessandro Imondi perché l'altra non la trovavo più, ma riguarda... ah, non si vede oggi... la scatola di iPhone 3G che ho qua sopra. Ebbene sì, ho una scatola di iPhone 3G, non c'è nulla di male, e Alessandro mi chiede come mai la tieni ancora. Perché dentro c'è un iPhone 3G. Non è vero, c'è un iPhone 2G dentro, questo, iPhone 2G. Metti a fuoco, fast, eccolo qua. Lo vedete questo splendore di iPhone che non si accende più da un po' di tempo? Vediamo. Ma probabilmente sarà pure scarico, perché chiaramente non è che sto sempre ad accenderlo. Però ragazzi, questo è il primo iPhone del 2007, questo è l'iPhone 6, quanta strada hanno fatto questi dispositivi, anche se sono da alcuni punti di vista più simili di quanto non ci si potrebbe aspettare. Quindi qui c'è l'iPhone 2G, poi là sopra in questa cover ridicola c'è il 3G, iPhone 3G, sono tutti iPhone vecchi, quindi... e qui c'è il 3GS, quindi sono gli unici che ho conservato per il semplice motivo che sono stati i primi che ho avuto. Il primo è stato il 3G, lo sapete, il 2G è arrivato dopo, mentre tutti gli altri dal 4 in poi sono stati sempre venduti. Bene ragazzi, quindi anche per questo Q&A Sunday è tutto, noi ci risentiamo settimana prossima con tutta un'altra serie di video, incluso il Q&A, per cui potete già iniziare a farmi nuove domande. Fatele originali, perché vi ho detto, non mi piace sempre rispondere alle stesse domande, però vedo che molti mi fanno sempre domande a cui ho già risposto, e quindi poi diventa anche difficile proporre dei Q&A un po' più divertenti, alternativi. La domanda di oggi è suggerita da Giuseppe Graziano ed è riferita alla S di iPhone 6S. Secondo voi quella S nel nome finale, se ci sarà, cosa vorrà significare?
Come suggerisce Giuseppe, io penso che potrebbe significare Shafir, quindi zaffiro. Se iPhone 6S avrà effettivamente uno schermo in zaffiro, ma potrebbe significare qualsiasi altra cosa. Ricordiamo, è nato il Hot News in diretta, ragazzi! È nato l'Hot News in diretta. Ciao ragazzi, ben ritrovati come ogni giovedì con la nuova puntata di iPhone Italia Hot News, la nostra rubrica settimanale. Sì, sono vestito uguale, lo so, perché il giorno in cui l'ho fatto il video è lo stesso. In ogni caso ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di quella S, cosa pensate significhi, fatemi le altre domande per il prossimo Q&A Sunday. Noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com. Ehi, clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana. Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana. Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone, ma anche su qualsiasi altra cosa. Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio. E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto.